Ma guardi, noi abbiamo già fatto un comunicato, noi come avete visto c'è stato un preciso segnale da parte di questa amministrazione e credo che come sempre facciamo, questo aumento di capitale ha un significato di rispetto del brand, rispetto del territorio, rispetto anche delle prospettive che ci sono nell'ambito del Monte dei Paschi. Come avete potuto vedere, noi ci siamo mossi in maniera molto tempestiva, sono andato a Roma per capire quello che dovevamo e potevamo fare, sempre nell'idea di fare un tipo di aumento dei capitali che consentisse la permanenza della banca e allo stesso tempo che non fosse un ennesimo aumento di capitale e potesse bruciare del denaro. Questo mi pare siamo riusciti a coniugare questi due aspetti, non dimenticando quello che abbiamo fatto con le altre istituzioni, con la provincia e con la regione, anche per risarcire una parte dei danni a favore della fondazione medesima. Quindi da questo punto di vista mi sembra che siamo in linea con quelle erano le esigenze. E se la fondazione Monte dei Paschi non ci fosse stata o avesse avuto importi nettamente inferiori, probabilmente altre fondazioni e anche altri soggetti, altri stakeholders avrebbero potuto anche dubitare, diciamo, della bontà dell'iniziativa. Sì, lei ha proprio sottolineato questo ruolo, questo passaggio a fondazione da 70.000 euro a 10 milioni, insomma, anche la sua opera in questo senso ha voluto dire. Lei ha preso tanto sulla fondazione prima e ora con viaggio a Roma, con un'interlocuzione con il Presidente Rossi. Noi abbiamo cercato di tutelare di avere un equilibrio per tutelare la fondazione, tutelare il territorio e tutelare la banca. E spesso quando si cerca di lavorare su più tavoli, sapete bene che qualche volta la coperta rimane un po' corta. In questo caso crediamo che siamo stati equilibrati, attenti e anche diciamo ragionevoli, anche per dare un segnale. Sapete bene che il sentiment nell'ambito delle società borsistiche è molto importante. Se non ci fosse stata anche questa iniziativa da parte della fondazione, altre fondazioni e altre banche avrebbero potuto fare dei ragionamenti diversi. Se non ci crede la fondazione Monte dei Paschi, chi ci deve credere sulla banca Monte dei Paschi?